Abbiamo parlato esclusivamente della parte nostra di bilancio, in particolare delle politiche che la Regione sta facendo in questi anni, sia di incremento degli investimenti pubblici che si sono avuti dal 2017 ad oggi, un incremento che va oltre il 20% dal 2017 ad oggi, e abbiamo parlato anche della legge 31 del 2021 che ha previsto un'esenzione per le famiglie con due figli a carico, proprio per evitare, per facilitare le famiglie. Abbiamo parlato delle esenzioni del trasporto pubblico per gli studenti campani con un ISE adeguato, un ISE basso, e infine sulla attenzione che la Regione in questo momento dal 2013 sta avendo di non indebitarsi e quindi di non gravare assolutamente sulle generazioni future.